Allora, buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza di quest'anno ad Italia Vacanze. Quest'anno abbiamo deciso di toccare un argomento spinoso, l'argomento che riguarda noi tutti i camperisti, che riguarda appunto il mondo dei motori e coinvolge effettivamente anche noi camperisti perché noi andiamo in giro con i furgoni. La domanda è, ok, buongiorno. Saluto Giovanni Grassi, presidente Federcampeggio, benvenuto tra noi. Confederazione Nazionale, grazie per la correzione. Allora, il tema di quest'anno è motori diesel e motori elettrici. Qual è il futuro per i camper? Come sapete, ecco, c'è un po' questa domanda che ci stiamo facendo un po' tutti noi e quindi abbiamo deciso di chiamare in appello persone che potrebbero darci qualche informazione in più. A partire da chi ci segue in video, mi spiace che non si sta collegando alla televisione, non so, c'è un problema tecnico, che non ieri andava, oggi non va. Comunque, noi sentiremo comunque la sua voce. Ci segue, purtroppo non da qua per lavoro, ci segue Luca Stella, blogger specializzato proprio nelle informazioni per quanto riguarda il nostro settore. Pertanto lui ci sarà da dare molte notizie che riguardano proprio questo tipo di intervento. Presento poi Vincenzo Cirillò, Mirko Carozzi, ecco, vice, okay, consigliere Assoca e vicepresidente Assoca, quindi persone molto influenti, molto importanti per quanto riguarda il nostro settore. Nicola Di Schiena, che è responsabile per quanto riguarda il nord dell'Unione Club Amici, che è una federazione a livello nazionale. Giuseppe Mattiello, responsabile per quanto riguarda l'Actitalia, vicepresidente Actitalia. Adriano Cremonte, Federcampeggio Lombardia. Giovanni Grassi invece è il presidente nazionale della Federcampeggio. Ok. Iniziamo dando la parola a Luca Stella. Grazie. Allora, intanto scusate, questo intervento è la prima volta dal 1982 che non sono in Italia Vacanze, quindi chiedo scusa, sono a Ruvo di Puglia. Sappiate che piove da matti qua oggi, quindi che nessuno mi invidi. Allora, venendo a noi, il punto è uno e uno solo. Intanto non parliamo di ecologia, di ambiente, quando si parla di elettrico. Per favore, vediamo di essere seri. La mobilità elettrica con l'ambiente non c'entra nulla. Abbiamo degli esempi molto chiari, pale eoliche. Pannelli solari sono importanti, il pannello solare sulla mia roulotte è fondamentale anche sui vostri camper, ma sappiamo tutti, e se lì c'è un ingegnere in platea lo può dire chiaramente, che il costo termico per produrre, trasportare e smaltire un pannello solare è superiore alla resa che avrà in 10 o 25 anni. Quindi il pannello solare è comodo e pratico per produrre elettricità dove non si può fare in altro modo, per esempio quando siamo in mezzo a un bosco. Ma non raccontiamoci la favola che rispetta l'ambiente, perché non è vero. Chiamo a testimone un signore che si chiamava Albert Einstein, che diceva che il costo termico per produrre qualcosa è sempre lo stesso, qualunque sistema si utilizzi. Quindi il danno ambientale che usiamo il carbone, il petrolio, l'elettrico è identico. Questo lo diceva Albert Einstein. Quindi, se su 6 miliardi di abitanti c'è uno solo che può smentire Albert Einstein, lo prego di alzarsi e dimostrarci che non è così, altrimenti vince lui. Fino a questo istante nessuno è riuscito ancora a dimostrarlo. Le automobili elettriche, ce lo dice Pierluigi Del Viscovo, che ho avuto in trasmissione da me, in diretta dopo il TG, ed è il massimo esperto automobilistico italiano,
che si vendono in Europa sono vecchie e obsolete. Quelle che vere si vendono solo esclusivamente in Giappone. Le nostre sono delle caccavelle con una tecnologia vecchia di 20 anni che cercano di smaltire, perché noi europei siamo gli unici che ce la beviamo. Le automobili elettriche vere hanno un piccolo motore diesel o benzina che permette loro di autocaricare le batterie. Questo è il punto. La mobilità elettrica è una favola, è una bugia, tant'è che il blocco del termico è stato sempre spostato in avanti. Oggi sappiamo che l'Unione Europea non ha detto, vi invito a vederlo, come molti scrivono, purtroppo i miei colleghi scrivono, che ci sarà il blocco del motore termico al 2035. No, il documento dice che la discussione sul blocco del termico è spostata al 2035. Cosa significa? Significa banalmente che abbiamo capito, e a Bruxelles se ne sta discutendo, che è stato tutto figlio questa follia disinformativa e antiscientifica sull'elettrico, è stata solo figlia di tangenti. C'erano i costruttori cinesi che non possono, sono fuori dal mercato tecnologico sia del diesel che del benzina. Quindi hanno banalmente schierato una serie di lobby in Unione Europea affinché si portassero le case automobilistiche europee allo sbando, spendendo soldi in elettrico, e così loro potevano entrare con le loro vecchie automobili costose a benzina. Tant'è che molti di voi le stanno usando, stanno comprando delle vecchie automobili cinesi che spacciano per nuove. Le state comprando tutti i giorni, perché? Perché dovendo investire sull'elettrico, le case automobilistiche europee devono recuperare soldi e quindi hanno le loro auto normali che costano troppo. Quindi la verità è: comprate automobili a benzina, diesel, camper a benzina, diesel, e andate tranquilli, godetevela, meno paranoie, che questa bugia, questa follia dell'elettrico è già finita. Tranquilli, andate tranquilli. Ciao, scusa, io vado, scusami, a parlare con la... Dimmi. Ti faccio solo una domanda, sì. Perché si parla appunto di progetto Fit for 55, no? Che sì, Fit for 55, sì. Per quanto riguarda il discorso appunto di inquinare di meno. Vuoi magari spiegare di che cosa si tratta? Allora, sul discorso di inquinare di meno, partendo, ricordando sempre Einstein, e quindi lì ci siamo, cioè comunque l'uomo inquinerà, rassegnatevi, cioè comunque noi siamo destinati ad inquinare, comunque, perché esistiamo, dovremmo azzerare l'umanità sul pianeta se vogliamo avere un ambiente ecosostenibile, e questo è il punto. Quel documento, anche quello, è pieno di errori, ma di errori scientifici. Ripeto, se lì c'è un ingegnere, si studia il secondo anno di ingegneria, per cui non è neanche una cosa difficile, ve lo può spiegare. Cioè, dobbiamo partire dal presupposto che, ad esempio, il buco dell'ozono si sta richiudendo quando abbiamo investito miliardi di euro e tutti ci dicevano che non si sarebbe mai più chiuso. Poi ci hanno detto che forse si sarebbe chiuso nel 2082. Oggi scopriamo che è meno della metà di quello che era l'anno scorso. E non è dovuto semplicemente a una cosa banale. Perché il clima cambia, e non, come dice Zicchicchi e come dice il Nobel Carlo Rubbia, non cambia per l'intervento umano. L'uomo incide per lo 0,5%. Cambia semplicemente perché cambia, perché la galassia è molto più grande di noi, e quindi quello che succede è semplicemente che ci sono dei cambiamenti climatici che ci sono sempre stati. A Palermo nel 1945 è nevicato, ricordiamocelo. Ricordiamoci che Erik il Rosso nel 1200, quando va a scoprire la Groenlandia, parla di Greenland, cioè di terra verde, un'isola gigantesca verde. Nel 1100 e nel 1300 la Groenlandia era tutta ghiacciata, nel 1200 era tutta verde, semplicemente perché i cambiamenti climatici ci sono sempre stati. Se volete le quattro stagioni, andate in pizzeria,
perché d'altra parte le quattro stagioni non ci sono, non ci sono mai state, per cui rassegnatevi, godetevi i vostri camper, godetevi le vostre caravan, andate in giro, meno seghe mentali, meno credete alle bugie, alle truffe, e meglio state, punto. E di certi documenti prendeteli, li prendete i documenti, li girate, così li usate per prendere appunti, così risparmiate su un block notes. A questo servono i documenti, a questo servono, per usare il retro per prendere appunti, chiaro? Adesso scusate ma devo andare alla Proloco a Ruvo. Vi voglio bene tutti quanti e grazie a questi convegni. Cristina, sei una grande. Ciao. Grazie Luca. Ciao. Grazie, andiamo avanti tranquilli, sappiamo che anche dopo il 2035 possiamo usare i nostri campi. Ma sì, tranquilli proprio, guarda. Okay. Ciao. Grazie, la ciao. Prossima volta però ti presenta. Sì, assolutamente. Ciao. Grazie Luca, ciao.